Buona giornata, è veramente emozionante essere qui oggi per questa cerimonia semplice ma toccante. Oggi sono 95 anni, ricorre il 95esimo anniversario della morte dell'ultima regina di Napoli, Maria Sofia di Baviera, che riposa qui dal 1984. Quindi. Peccato che i lavori in corso non ci permettono di ammirare questa cappella che è veramente bella. Di modo, al di là di questo, qui riposano quelli che sono stati i Borboni, i re Borboni, quindi gli ultimi re di Napoli. Maria Sofia è stata una donna straordinaria, non è stato solo, come dice giustamente l'amico Ermino De Biase, la Valchiria di Caino, no? Perché è conosciuta soprattutto per il suo eroismo dimostrato durante l'assedio di Caino. Soccorreva gli ammalati, quindi faceva anche da infermiera, li confortava, addirittura premiava i soldati napoletani che si erano distinti con delle coccarde di stoffa che lei stessa realizzava. E quando il re, Francesco II, il legittimo consorte, la pregava di abbandonare l'assedio perché il pericolo era la sua vita in pericolo, lei ha sempre rifiutato, e tanto è vero che se è andata via da Gaeta quando è finito l'assedio assieme al marito. Ma la regina Maria Sofia non è stata soltanto l'eroina, la valchiria di Gaeta, è stata una regina a tutto tondo, una donna straordinaria, di un grande spessore. E non mi meraviglierebbe, caro Emilio, se accanto all'inizio del processo di canonizzazione per Francesco II, anche Maria Sofia, anche se è stata, diciamo, più laica dal punto di vista, però meriterebbe un riconoscimento. Un riconoscimento che è venuto anche dopo, quando è stata più regina di Napoli. Durante l'assedio di Caino lei aveva 19 anni, immaginate un po' la giovinezza di questa donna bellissima, austera, che veramente aveva incarnava proprio, aveva il physique du rôle della regina, come si dice. Ma è stato anche in seguito che si è distinta. Non tutti sanno, per esempio, che lei è stata molto vicina ai piccoli ragazzi, ai bambini che venivano mandati a morire nelle metrerie francesi. E si sta parlando di ragazzi 6, 7, 8 anni Contratto dei dell'alta terra di fanciulli. lavoro, ma anche qui da napoletana. E lei era stata così commossa alla sorte di questi piccoli infelici che per pochi centesimi andavano a morire in queste vetrerie francesi, che era il più orribile si potesse immaginare, che lei ogni anno dava, perlomeno fin quando è stata in condizione di erogarlo, dava un sussidio, un generoso sussidio economico ad un ospizio vicino Parigi, alla Plaine de Saint-Denis, dove erano ricoverati questi bambini ormai vecchi, che non avevano più i mezzi di sussistenza e che quindi erano stati ricoverati in questo ospizio. E quando, per questioni di carattere economico, non è stata più in grado di erogare questo sussidio, lei se ne doleva grandemente. Ma è stata anche durante la prima guerra mondiale che si è distinta, perché lei, nonostante avesse avuto un trattamento non da regina, lei si recava spesso nelle prigioni, nelle carceri della Germania, dove erano ricoverati e dove erano imprigionati anche gli ospedali da campo, dove erano ricoverati i soldati italiani. E nel visitare i soldati italiani, quindi distribuendo dolci, cioccolatini, sigari e quant'altro, generi di prima necessità, si soffermava soprattutto con quelli che venivano da Napoli, quelli che venivano dal sud, e ad ognuno di essi chiedeva notizie del suo paese, della sua Napoli soprattutto. E guardate, lo faceva con una dignità, una regina, una donna austera, già con i capelli bianchi perché era già settantenne. Non ha mai voluto rivelare la sua vera identità. Quindi quei soldati che lei visitava, che lei accarezzava, che lei confortava come quando faceva sugli spalti di Gaeta, non hanno mai saputo chi era quella signora distinta che veniva lì frequentemente a visitare. Non ho saputo dopo. E c'è stata anche dopo, quindi
La regina Maria Sofia è morta, diciamo, nel 1925 a causa di una polmonite, aveva 84 anni, perché era del 1841, era nata, e l'ultimo suo atto è una bellissima intervista che rilasciò nel novembre, quindi pochi mesi prima della sua morte, a un grande giornalista, allora era giovanissimo, Giovanni Ansaldo, che poi pubblicò sul Corriere della Sera. Io vi invito, cioè, su internet c'è il testo integrale di questa intervista, in questa lunga intervista in cui lei, sempre con un portamento austero, dignitoso, criticava anche la sorte malevola che gli era stata riservata, non tanto dai rivoluzionari come Garibaldi, diceva lei, perché i rivoluzionari fanno sempre queste cose, quanto ai re Savoia, che erano re legittimi come noi, diceva, diceva la regina Maria Sofia. E leggete questo testo, perché veramente è indicativo di una dignità, di una persona che altri monarchi, che altri sovrani dopo di lei assolutamente non hanno avuto. Io ringrazio chi ha avuto la sensibilità di organizzare questa manifestazione, perché Maria Sofia di Baviera non è stata soltanto l'ultima regina di Napoli, ma è stata una donna con la D maiuscola e a tutto tondo. Speriamo che questa cappella possa prima o poi venire riaperta ancora al pubblico, e potrebbe soffermarmi per vedere anche qui, anche in queste misere spoglie mortali, la grandezza di quelli che sono stati i nostri sovrani. Io vi ringrazio della cortese attenzione e speriamo di rivederci in una prossima occasione.